Buongiorno a tutti, allora sono Macchini Sergio, presento la startup Hangar. La presento io, dopo lascio parlare chi mette le mani in pasta in questo lavoro. Allora, Hangar è un po' una figlia di un'altra azienda che rappresento, che è Icari, e praticamente da questa azienda sono stati sviluppati dei brevetti, anche delle tecnologie. Noi ci occupiamo di illuminazione elettronica, illuminazione digitale, LED, controlli e quant'altro. E appunto abbiamo deciso di cedere a quest'altra nuova esperienza, che è anche un'esperienza proprio diversa, anche con le varie figure professionali che vogliamo, diciamo, mettere insieme. Abbiamo concesso appunto i brevetti affinché si possano sviluppare altri dispositivi per arricchire, diciamo, un po' l'oggetto stesso. E dicevo prima, anche un'esperienza diversa, nel senso che stiamo cercando di mettere insieme le varie figure professionali che hanno anche tagli non solo tecnici ma anche di letture diverse. Adesso vi parleranno meglio i coloro che appunto lavoreranno direttamente. Grazie, prego. Salve, allora io sono Pietro, sono uno dei partecipanti, diciamo, in questa startup. Siamo due, c'è già un elettronico, una automazione, quindi sempre elettronica, e poi c'è una parte importante legata all'ergonomia e user experience, per appunto, perché quello che noi stiamo cercando, diciamo, nei nostri progetti è di applicare una tecnologia piuttosto estesa a delle applicazioni. Questo è uno dei progetti che stiamo seguendo, si chiama Sistema, è un brevetto, diciamo, che in fondo è un circuito elettronico, cioè quindi è una centralina elettronica che ci permette di interfacciarci con un input sensoriale di qualsiasi tipo di sensore, e in output ci permette di controllare qualsiasi tipo di, per esempio un motore luce, un motore elettrico passo passo, qualsiasi tipo di applicazione elettronica si può collegare a relè per controllare grandi potenze. E adesso vogliamo sperimentare appunto con questa centralina, scusa, puoi tornare un attimo indietro che spiego i diversi tipi di sensori. Come vedete, adesso stiamo sperimentando soprattutto col capacitivo, che è un po' lo stesso che c'è sugli smartphone e che permette di toccare e interagire, fare un'azione. E l'infrarosso invece è prossimità, per esempio quando si entra in una stanza si accende la luce, elettrochimico quando si accende del fumo nell'aria, ottico, se si può per esempio regolare la luce di un edificio in base al flusso luminoso solare, quindi ottimizzare parecchio i costi, soprattutto con tecnologia LED, e anche temperatura, per esempio applicata a forni o, diciamo, quando abbiamo bisogno di un riscontro, quando c'è una variazione di temperatura. La prima applicazione che abbiamo fatto riguarda appunto il capacitivo, prossima slide, questi sono due prototipi, diciamo, che sono, diciamo, cercano di andare incontro a delle esigenze nel mondo del mobile, dell'arredo, del design, fine design di interni, per esempio, applicabile in qualsiasi ambito in cui si cerca una cosa per poi ricercare. Diversi materiali, appunto qua c'è, accendiamo una luce con il tocco e abbiamo appunto questo sensore interfacciato con la nostra centralina. Questo è solo uno dei progetti che stiamo sviluppando, stiamo portando avanti, stiamo seguendo le esigenze di alcune persone interessate. Un altro progetto interessante, sempre nell'ambito dell'elettronica, è approfondire l'ultravioletto, che sta acquisendo sempre più particolare attenzione, perché appunto ci permette questo tipo di luce di far attivare processi chimici che, come per esempio l'incollaggio industriale di plastiche, ci dà la possibilità di far seccare dei polimeri, quindi in questo caso colle, ma si può anche creare un vero e proprio oggetto da un liquido e trasformarlo in un oggetto concreto, diciamo, solidificando questi polimeri colludi. Adesso questo è il primo prototipo che abbiamo fatto, diciamo, in base alle esigenze che abbiamo trovato in un mercato di nicchia, che è quello dell'incollaggio del PMMA,
Lavoriamo in, abbiamo lavorato di, diciamo in collaborazione con un'azienda chimica, cioè una startup chimica e una, invece una grossa azienda che produce plexiglass e materiali plastici, e questo diciamo è un prodotto che abbiamo sviluppato, è un prototipo che porteremo avanti. E inoltre, sempre riguardo ai raggi ultravioletti, diciamo che ci sono tantissime applicazioni dell'UV perché potremmo sviluppare prodotti per esempio nell'ambito del museale per il restauro. L'UV è utilizzato anche per quanto riguarda la forense, diciamo trovare indizi quando è successo un crimine, perché l'UV ci permette di vedere ciò che l'occhio non vede. E noi, dato che l'abbiamo iniziato ad applicare alle resine, ci stiamo anche interessando per quanto riguarda le proprietà fisico-chimiche delle resine e cercare di riprodurle, diciamo, dato che tutto questo parte da un'esperienza che comunque vuole fare anche competitività a certe altre aziende che già fanno queste cose, che sono in Germania. L'ultima cosa che anche facciamo, diciamo, dato che abbiamo i programmi per fare delle simulazioni luminotecniche di edifici pubblici, industriali, con, diciamo, andando incontro alle esigenze di risparmio energetico e soprattutto essendo coerenti con le norme di illuminazione degli edifici che ci sono, possiamo fare tutti dei calcoli con isoline e valutare tutta la, per esempio, la luce che è necessaria in un determinato ambiente e appunto dare a un cliente un rendering, diciamo, di questo. Benissimo. Ecco, questi sono Hangar Lab, c'è il nostro sito se volete visitarlo. E se volevi aggiungere qualcosa, Davide? Benissimo. Grazie. Sì, va bene, grazie. Allora tocca.